che sulla base di questo shock le Brigate Rosse hanno dato delle analisi, hanno fatto delle analisi trionfalistiche, dicendosi convinte di aver toccato un nervo, di avere colpito giusto per dimostrare alla classe operaia chi erano i suoi veri alleati e chi erano i suoi nemici. La fallacia di tutto questo ragionamento sta però in una verifica che c'è stata, che all'Ansaldo non c'è stato nessun reclutamento e dopo quell'azione per le Brigate Rosse c'è stata assolutamente terra bruciata. Professore, poi le BR hanno ucciso Rossa. Beh, ecco, in maniera sintetica, è una storia in cui credo si può vedere come dentro una certa logica quello che prevale alla fin fine è il peggio. E sono convinto della versione accettata dei fatti per cui l'uccisione sarebbe stata opera di un brigatista che si è attardato ad ucciderlo dopo che Guido Rossa era stato ferito, cioè che ha voluto, come dire, forzare la situazione, che ha voluto esasperare questa cosa. Il volantino di rivendicazione diceva è stato un errore. È una delle, che io sappia, delle pochissime volte in cui questo è avvenuto. E quindi era un volantino contorto e che tradiva un'enorme difficoltà. Poi è prevalsa una logica un po' galeotta. Cosa fatta? Capo A, l'organizzazione è l'organizzazione, quel che fa bisogna in ogni caso difenderlo. E un po' per volta questa cosa è stata, non dico esaltata, ma quantomeno censurata, non se ne è più discusso. È difficile accettare questa obiettività perché dire è stato un errore è un modo implicito di accreditare in qualche modo le azioni diverse, precedenti e seguenti. Certo, sì, questo è vero. Comunque il volantino parlava di errore. Io credo che la meccanica sia stata questa. E la cosa che fa riflettere, in ogni caso, una delle cose che possono far riflettere è come all'interno di questa organizzazione, così militare e così precisa e così superba dei suoi meccanismi, potesse in realtà avvenire una cosa del genere e potesse imporsi e passare. Non a caso alcuni terroristi o Questo è il pentiti o fatto. dissociati parlano di questo momento come di un momento di impazzimento generale, di allucinazione collettiva, di visione, come dire, schizofrenica della realtà. Ora mi aiuti, professore, a capire se non nascesse anche dall'incapacità di giudicare questa stessa catena di delitti e di connetterli tra loro e con la strategia, il fatto in qualche modo di continuare per quella strada, con una sorta di tragica ineluttabilità e fatalità. Sì, è certamente così. Tornando a Guido Rossa, io direi, non so che è difficile usare un certo tipo di parole, ma che quell'uccisione è stata veramente un'uccisione, il dispetto, ecco, dovuta al dispetto, alla frustrazione di fronte a una classe operaia genovese alla quale si erano indirizzati tutti gli sforzi di reclutamento delle Brigate Rosse e che si era dimostrata praticamente impermeabile a queste profferte, a questa propaganda. E quindi dopo, perché non bisogna dimenticare che a Genova, come a Torino, e forse diversamente che in altri posti, l'obiettivo era la grande fabbrica, erano gli operai, c'era questo mito della fabbrica, degli operai, della classe operaia. Non si ragionava in termini molto diversi, ma c'era questa ossessione. E diciamo così che l'uccisione di Guido Rossa è stata veramente qualcosa di tragico che ha sigillato proprio questa storia, l'ha chiusa nella maniera peggiore possibile. È stato vista con le ragioni del poi, naturalmente, è stata la missione veramente feroce e dico dispettosa di una sconfitta. E infatti ha chiuso questo omicidio ogni possibile discorso nella classe operaia genovese. Può dirmi se c'è stato un momento in cui lei ha immaginato, o soltanto sognato, che la lotta sarebbe stata vinta? E se sì, quando, in quali circostanze, No, attraverso quali analisi? no.
No. Io non ho mai respirato questa aria o avuto spiragli su un futuro. Devo dire che, ecco, questo lo dico agghiacciando ancora adesso, ma l'unico, sono sincero e onesto, l'unico spiraglio su questo futuro sta forse nelle frasi di un brigatista ammiratore di Pol Pot, il quale diceva: io, se mai vinceremo, non voglio cariche, onori, nulla, voglio solo che mi sia dato l'incarico di far fuori i nemici, tutti quelli che devono essere fatti fuori. E ci sarà un duro lavoro, perché saranno svariati e svariati milioni di persone che andranno eliminate. Ecco, io questo vorrei fare dopo. Quando lei incontrò in carcere Renato Curcio, nacque tra voi, per così dire, teste d'uovo, un dibattito a livello ideologico? E se sì, su quale terreno vi incontraste? Io mi sono trovato personalmente molto più in sintonia con Franceschini che con Renato Curcio, con cui del resto abbiamo discusso certamente, però su un piano personale ricordo molto più le discussioni con Franceschini. Le discussioni che aveste a Palmi con Franceschini, Palmi, e sì. Anche Toni Negri. E anche Toni Negri, sì. C'è stata qualche discussione che io ho anche descritto. Era un rapporto molto particolare questo, certo. Negri è stato un cattivo o un buon maestro? Guardi, io... è una definizione giornalistica e quindi mi secca un po' aderire a questo tipo di etichette, ma mi prendo le mie responsabilità. Direi un cattivo maestro, però direi anche che Negri, non so, posso dire, secondo me la posizione di Negri è quella di chi dice: ah, come sono perseguitato, mi si accusa di essere il capo e il mandante ideologico di tutto quello che è avvenuto in Italia negli anni 70. Che tremenda ingiustizia. E mentre dice questo, in qualche maniera vuol far capire che è proprio così, che è vero, mentre non è vero. Cioè, mi sembra che nel bene e nel male ci sia una sopravvalutazione. Negri è, secondo me, più innocente di quel che lui stesso pensa di molte cose. Questo salvo poi quelle che possono essere o meno le sue responsabilità concrete, che non conosco, perché io l'ho visto in carcere e non ho mai avuto nessun rapporto con lui, ma il giudizio complessivo che io do è questo. Qualcosa del genere deve esserle sfuggito anche ai tempi del carcere. Si dice che a causa dei suoi discorsi Negri avrebbe corso il rischio di essere addirittura ucciso. Sì. È vero? Sì, sì, è vero. E chi avrebbe potuto dare un ordine simile? Per quale motivo? Il motivo è un insieme di motivi. Io ho l'impressione, ma non ho poi seguito e capito bene, che dopo il 7 aprile ci sia stato un grosso divorzio dai movimenti di estrema sinistra, di tutta un'ala radicale intellettuale. E il prezzo di questo distacco è stato: salviamo il 7 aprile e diamo in testa le Brigate Rosse. Ecco, nel carcere questo si è avvertito. Si è avvertito che attraverso l'operazione 7 aprile, l'operazione vuol dire da sinistra, della difesa del 7 aprile, che è l'operazione di autodifesa di Negri, che come veniva impostata tutta la difesa di Negri del 7 aprile, è stata interpretata come una grossa operazione di sganciamento, che secondo me, ripeto, forse sono confuso perché non ho poi delle... però questa operazione di sganciamento è avvenuta tanto dentro il carcere, quando i detenuti dell'area, diciamo 7 aprile, hanno teso sempre a distinguersi come buoni dai detenuti cattivi delle Brigate.